citando il Salmo 67, 6, 7 o 66. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto. Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua intelligenza, la tua salvezza. Ti donano il popolo di Dio, ti donano il popolo di tutti, e di tutti noi genti che si allegrino, e perché giudichi il popolo con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti donano il popolo di Dio, ti donano il popolo di tutti, sulla terra farà il suo volto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio, e lo temono tutti i confini della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo lo prega Israele dopo il racconto, e nella Chiesa noi lo usiamo come benedizione all'inizio dell'anno per propiziare un anno che sia ricco dei doni di Dio. E l'interessante di questo salmo è che si chiama a lodare Dio perché Dio ci benedice. E spiego. La funzione di Dio è che ci dà tutto, ci dà le cose per vivere, ci dà la vita, ci dà noi stessi, ci dà se stesso. Il pericolo costante dell'uomo è quello di appropriarsi delle cose senza capire che le cose sono segno di amore, quindi luogo di comunione con lui, e allora le cose diventano idoli, e la benedizione è ciò che ci preserva dall'idolatria. Cioè, lui mi dà ogni bene, io bene dico lui, per cui non mi attacco alle cose, ma le cose sono segno d'amore, attraverso le cose lodo e sono contento di lui, per cui tutte le cose diventano mezzo di relazione con Dio. Questo vale anche tra le persone: o le cose sono luogo di benedizione, oppure dico è mio e me ne approprio. Ciò di cui ti approprio diventa principio di morte, di divisione, di lotta. Ciò di cui benedice e giudice diventa principio di vita. E questo vale nel rapporto anche fondamentale con Dio. Dobbiamo gioire di Dio, di lui stesso, dei suoi doni. E questa sera lo vedremo in modo particolare perché. Il brano che vediamo questa sera è la fine del capitolo secondo di Marco, Marco 2, 23, 28. Ascoltiamo il testo. E avvenne che lui di sabato passava per i seminati, e i suoi discepoli cominciarono a fare cammino cogliendo le spighe. E i farisei dicevano a lui: vedi cosa fanno di sabato, che non è lecito. E dice loro: non avete mai letto cosa fece Davide quando ebbe bisogno ed ebbe fame, lui e quelli con lui, come entrò nella casa di Dio sotto Abiatar, sommo sacerdote, e mangiò i pani della proposizione, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e diede anche a quelli che erano con lui. E diceva loro: il sabato è fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. E così Signore è il figlio dell'uomo anche del sabato. È un brano un po' misterioso questo, che chiude il capitolo secondo,
il capitolo che si apriva è col figlio dell'uomo che perdona i peccati. Con la gente si domanda chi è costui che perdona, e tutto il capitolo secondo è una rivelazione di Gesù come questo figlio dell'uomo, e la prima cosa che fa è quella di perdonare, e perdonare il potere di Dio. Cioè, ciò che Gesù è venuto a portare sulla terra è il potere del perdono, quel potere che fa camminare l'uomo e invece di giudicarlo, inchiodarlo al suo male, lo sblocca, fa camminare il paralitico. Questo è l'inizio del capitolo. Poi vediamo Gesù che chiama Levi il peccatore. Ecco, non solo perdona, ma il peccatore è chiamato all'intimità, non è escluso, non è semplicemente perdonato, è chiamato. Ma non solo chiamato così, chiamiamo tutti, chiamiamo anche lui. Gesù si ferma a casa sua e mangia con lui, cioè Gesù entra in intimità con lui, è chiamato all'intimità col Signore. Non solo mangia con lui così in modo qualunque, Gesù spiega che è il banchetto nuziale, è il vestito nuovo, è il vino nuovo. Il figlio dell'uomo è colui che porta il perdono di Dio, si dona ai peccatori, mangia con loro, inizia la festa delle nozze del mondo nuovo. E ora in questo brano c'è il compimento, questo figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Ora il sabato è il giorno di Dio, c'è uno che è il Signore del giorno di Dio ed è qui a far festa con noi. Ecco, ora entriamo in questo brano, che è la penultima discussione di Gesù, e dopo decidono di ucciderlo, la discussione successiva. Perché dicono questo è troppo. Intanto ci fermiamo su questa, che parla del sabato, e il tema del sabato c'è in tutte le religioni, il giorno della festa. L'uomo è fatto per la festa, per la pienezza di Dio. Ecco, Gesù dice il contrario, l'uomo non è fatto per la festa, è la festa ormai che è fatta per l'uomo, è il sabato per l'uomo, che l'uomo desidera sempre la festa, però non la raggiunge mai, sempre dopo. Ecco, Gesù dice no, ormai il sabato che è la festa, il compimento, è qui ora per l'uomo, che praticamente il sabato è simbolo di Dio, non è che Dio verrà chissà quando nella nostra vita, Dio è già qui ora per noi. E noi possiamo mangiare, ecco, questo brano racconta attraverso immagini molto semplici come adesso possiamo fare ciò che non è lecito fare, cioè mangiare di sabato, il sabato è Dio, mangiare vuol dire vivere, possiamo ora vivere di Dio, ora. Questo è il senso profondo del brano che cercheremo di capire. Riprendiamo il testo, versetto 23. E avvenne che lui di sabato passava per i seminati e i suoi discepoli cominciarono a fare cammino cogliendo le spighe. La scena è molto semplice, ci sono i campi seminati che ormai germogliano e hanno il grano maturo, siamo quindi verso Pasqua in Israele, è la stagione in cui matura il grano. Ecco, il giorno della festa, e questo campo seminato che germoglia, i discepoli che camminano, lui con loro e loro che mangiano cogliendo spighe. Ora, come vedete, ci sono dei simboli molto grossi. Il primo è il sabato. Il sabato è il giorno della festa, è il grande desiderio dell'uomo è di raggiungere la festa, cioè di raggiungere Dio, la pienezza di Dio. E in Israele il sabato era regolato ed è regolato ancora da leggi molto precise in cui non si può lavorare, non si può fare niente. Perché? Perché il sabato è il giorno del riposo di Dio, in cui si gode e basta. È finita la fatica, è finito il lavoro, si gode semplicemente del frutto del lavoro, si gode della presenza di Dio, l'uomo è fatto per raggiungere il settimo giorno, cioè per raggiungere Dio. E il senso del riposo è questo, cioè non c'è nulla da fare, è già tutto fatto.
Dio non lo devi fare, è fatto, si concede, l'altro non è da fare, è fatto, e si concede. La realtà, la natura non la devi fare, esiste già, percepire. Quindi il sabato è quel momento dove tu capisci il valore profondo della realtà come dono, come vita, come amore, come festa, come gioia. Il regolamento, le regole, le norme molto severe, possiamo dire, che regolano il sabato ebraico ancora adesso, osservato dagli ortodossi, dagli ebrei ortodossi, che osservanti, è tale quasi da sconcertare. Faccio un esempio, fatto il fatto che non si poteva cucinare, quindi bisognava preparare il cibo il giorno prima, addirittura anche non si potevano accendere le lampade, e anche nei nostri tempi con la luce elettrica in alcune famiglie molto osservanti c'erano dei giovani, dei bambini non ebrei che venivano chiamati in casa a accendere l'interruttore, capito? Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo sempre abituati ai risultati di un'azione, no? Fatta attraverso la nostra abilità o tutto quello che noi facciamo, opera appunto delle nostre mani, opera del nostro lavoro. Il sospendere tutta l'attività voleva proprio dire esprimere l'assoluta gratuità. Noi siamo abituati anche a lavorare durante, cioè a riposare o a divertirci lavorando, cioè ore e ore di macchina, poi non so, al mare oppure giù per le piste, fare le code, cioè anche il nostro godere in fondo è una fatica. Invece queste regole in fondo volevano eliminare tutto quello che poteva essere, ecco, ogni gesto il cui risultato poteva dire ecco sì, ecco, questa è la festa. Quindi una festa non risultato di un fare, ma la pura accettazione. Allora queste regole così strette, questo far niente voleva proprio dire che era qualcosa che si riceveva totalmente. Si riceve totalmente. E cosa vuol dire questo allora? E tutta la creazione è stata fatta in 5 giorni, il 6° giorno è fatto l'uomo. L'uomo cosa deve fare? Perché non fa niente al 7? Al 7° semplicemente gode del dono che gli è stato fatto della creazione, e di se stesso. Gode di Dio che gliel'ha dato, quindi entra nella dimensione divina della gioia, della pienezza, senza far nulla. Quindi il far nulla è profondissimo. Vuol dire che sei fatto per gioire, non per fare. Se no sei condannato ai lavori eterni. Che c'è. Cioè, invece siamo destinati alla gioia. E il fare va bene, ha la sua funzione, però non è tutto. Il togliere il riposo domenicale vuol dire che non si sa più riposare, non si sa più volere, non si sa più dormire, non si sa più vivere. Vuol dire che l'uomo è semplicemente ciò che produce, mentre io non sono ciò che produce. Posso fare anche niente, anche l'uomo è fatto per sé alla fine per riposare e gioire, non per produrre. Le relazioni non le produci. Le accogli, l'altro non lo produci, lo accogli, tutta la vita non la produci, la accogli. Quindi le dimensioni più profonde sono preservate dal sabato, che è il senso della vita. Perché si vive e si lavora? Per gioire, per godere, per far festa, per stare in relazione, per riposare, per avere la pienezza di vita. Ecco, quindi avviene di sabato questo, e Gesù passa per i seminati, è interessante, c'è quasi una sovraimpressione di Gesù che cammina sui campi, i discepoli mangiano le spighe, Gesù ha appena parlato del banchetto nuziale, Gesù parla del pane, della casa, del prendere, del dare, vi richiama qualcosa la casa, pane, prendere, dare, per il cristiano, l'Eucaristia. Cioè, c'è quasi una sovrimpressione tra questi campi seminati e Gesù che passa. Cioè, è lui questo pane. Difatti subito dopo dal capitolo 4 Gesù parlerà del seme, poi dal capitolo 6 all'8 parlerà del pane che è lui. Cioè Dio è pane, è vita. E loro cosa fanno? Cominciano a camminare, cogliendo lo spirito. Il cammino è il tema del capitolo secondo, va a casa tua. Questi possono camminare perché mangiano il grano.
Ora, l'episodio per sé è banale, la gente osserva perché i tuoi discepoli Marta hanno perso, Gesù poteva rispondere, sono maleducati, no? Rispettano bene la legge. E invece Gesù si serve di questo per arrivare molto in profondità. Cosa vuol dire quel mangiare le spighe il giorno di sabato? Cioè, perché l'uomo di sabato non deve fare nulla? Perché il sabato è Dio. Ora noi possiamo fare una cosa di sabato. Mangiare il grano. Mangiare il pane di sabato. Ora questo pane è Dio stesso, il figlio dell'uomo, il Signore del sabato. Cioè, io posso ora vivere di Dio. Perché? Perché Lui mi ha perdonato, perché Lui è venuto a casa mia, perché Lui si è preso cura di me, perché Lui celebra le nozze con me. Ora io posso vivere di Lui come Lui vive di me. Quindi è abolita la separazione tra uomo e Dio. Questo è il senso del sabato abolito. È abbastanza consolante a questo punto del Vangelo vedere che i discepoli appunto cominciano a fare queste cose, come dire, erano stati appena chiamati, cominciavano appunto, facevano i primi passi dietro Gesù e pur noi poi conosceremo nel seguito tutte le loro false immagini del Messia, tutti i loro inciampi e le loro difficoltà, però ecco qui dimostrano già di una certa, un certo attaccamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi di fronte a Gesù può cominciare questo cammino e sente che c'è qualcosa di essenziale che può essergli ricordato e donato. Versetto 24. I farisei dicevano a lui: vedi cosa fanno di sabato, che non è lecito. Ecco, cosa fanno i discepoli di sabato? Mangiano di sabato, e non è lecito perché il sabato non si può fare il minimo lavoro per gli ebrei, perché fanno il lavoro di cogliere le spighe e mangiarle. Ecco, Gesù prenderà questo gesto in un senso più profondo. Cosa vuol dire mangiare di sabato? Se il sabato è Dio, mangiare di sabato è mangiare di Dio, cioè vivere di Dio. Ora Gesù utilizza questo gesto per dire ormai l'uomo può vivere di Dio. Il sabato, che è il grande desiderio dell'uomo, non è più il giorno lontano, Dio non è più lontano, ora ne puoi vivere, lo puoi mangiare nelle spighe, nel pane. Il tuo pane è Dio, la tua vita è Dio. E per gli ebrei non è lecito fare nessun lavoro di sabato, perché profanare il sabato è profanare Dio, cioè vuol dire che non riconosci che è dono di Dio la vita. Quindi è proibito lavorare. Invece i discepoli possono non lavorare, ma mangiare. Che è un'altra cosa, è libero. E allora Gesù risponde molto indirettamente e con un esempio dell'Antico Testamento sul quale adesso ci fermiamo. E dice loro: non avete mai letto cosa fece Davide quando ebbe bisogno ed ebbe fame, lui e quelli con lui, come entrò nella casa di Dio sotto Abiatar sommo sacerdote e mangiò i pani della proposizione, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e diede anche a quelli che erano con lui? È interessante, la domanda è: non è lecito? E Gesù risponde: c'è qualcosa che non è lecito, eppure l'ha fatto Davide. C'è qualcosa che non è lecito, eppure lo stiamo facendo. Ed è giusto, e non è lecito. Non so se capite l'importanza. Qualcosa di illecito è molto giusto. Qualcosa di contro la legge è di molto giusto. Che cos'è contro la legge? La legge separa l'uomo da Dio, non è lecito all'uomo raggiungere Dio, perché Dio è santo, è diverso. Va bene. Ora non solo si fa questo, è la più grande trasgressione che si possa fare per rompere il sabato. Così il cristianesimo è la grande trasgressione che Dio non è più separato dall'uomo. Avevamo visto all'inizio del capitolo quando Gesù perdona,
dicono costui bestemmia, non è lecito perdonare il peccato, il peccatore va condannato, no? Se no che giustizia è? Se Dio perdona, esatto, Dio è il primo che trasgredisce, cioè che fa il passo oltre sé e viene incontro all'uomo. E ora noi viviamo di questa trasgressione, facciamo ciò che non esercito, vivere di Dio. Perché Dio è venuto, si è fatto uomo, ha toccato noi, è entrato nella nostra situazione, perché noi entriamo nella sua. Quindi il cristianesimo è radicalmente trasgressione. È il passaggio dalla legge che separa Dio dall'uomo alla libertà, del rapporto tra uomo e Dio. Per cui si mangia, cioè si vive con Lui, si vive la sua vita, è il dono dello Spirito, raffigurato dal frumento che è il pane e la vita, nel sabato che è Dio. Cioè in modo molto velato, e qui c'è il senso profondo della rivelazione cristiana, e Gesù ricorre a un episodio dell'Antico Testamento citando Davide, perché Davide? Perché Davide è il grande re, il prototipo del Messia, e quindi indirettamente dice, lo fece lui che era il prototipo del Messia, lo faccio io che sono il Messia. E cosa fece Davide? Dice, non avete letto cosa fece Davide? E Gesù cita l'Antico Testamento, ecco. L'Antico Testamento è qualcosa da leggere e da capire. C'è una storia che parla di Dio. Cioè il pericolo è di leggere l'Antico Testamento come una legge, è lecito e non è lecito. Dice non è solo una legge, è una storia. È una storia come ogni storia ha un principio, ha un compimento. Quindi l'Antico Testamento è qualcosa da leggere in modo simbolico ancora per noi oggi. Non puoi prendere Davide come una figura morta, fossilizzata e dire è così e già fatto così, oppure prendere Davide come figura del Messia, di ciò che sempre si farà quando uno ha bisogno, quando uno ha fame ed è con gli altri, che cosa fa? Fa quello che fa, ma cioè fa ciò che non è lecito secondo la legge, mangia i panni della proposizione. Quindi già anche Davide aveva trasgredito. La trasgressione di Davide è figura della trasgressione che farà il Messia. Cioè cosa farà il Messia? Porterà Dio nell'umanità e l'umanità in Dio. E questo è il bisogno e della fame profonda di Davide, che è il prototipo del Messia e di tutti i suoi compagni, perché questa è la fame dell'uomo, la fame del sabato, la fame di Dio. E però l'uomo è chiaramente non può mai raggiungere Dio con nessuna legge, solo col figlio dell'uomo, cioè con Gesù, che è il Signore del sabato e ci tocca, come tocca il lebbroso, ci fa camminare, ci perdona come col paralitico e mangia con noi come con Levi. Solo allora noi mangiamo di sabato, se no non mangeremo mai di sabato, che vivremo sempre nell'attesa che venga. Credo che la difficoltà a entrare nella pienezza della vita nuova portata da Gesù è proprio dovuta al fatto che anche senza saperlo, ci si ferma all'Antico Testamento, cioè si continuano a coltivare i segni quando è già avvenuto ciò che significano. Quindi si assolutizza l'attesa e invece non si riconosce il compimento. E per quello che Gesù all'inizio del Vangelo dice, ecco, il tempo è compiuto, convertitevi. Perché l'accogliere il compimento vuol dire proprio superare questo ostacolo, non irrigidirsi in un'osservanza di qualcosa che annunciava una realtà che adesso c'è, allora bisogna saper fare il passo, accogliere, entrare pienamente in questa vita nuova. Sì, poi provate a notare le parole che ci sono in questa reminiscenza. Si parla di casa di Dio, di pani dell'offerta, di mangiare, di dare,
con quelli che sono con lui. Sono tutte parole che usciranno nell'ultima cena quando si parla dell'Eucaristia, dove Gesù dona a noi addirittura se stesso, la sua vita, il suo spirito. Quindi in questa libertà che hanno i discepoli di mangiare il sabato le spighe, può sembrare una cosa banale, c'è sotto invece la capacità, nella concretezza della vita di ogni giorno, di vivere ormai la dimensione divina, cioè di vivere il sabato. E per me è interessante che quello che può sembrare una semplice trasgressione, magari anche banale, mangiare le spighe di sabato, dai, perdonami, anche se non è lecito, invece ha un significato profondissimo della grande libertà che porta Dio a noi. Cioè ormai viviamo nella libertà dei figli ogni giorno, ed è questa l'interpretazione che dà Gesù. Cioè, come Davide con i suoi compagni mangiò i panni riservati ai sacerdoti, i panni di Dio che stavano lì davanti all'arca, così quelli con lui, così oggi questi miei compagni di sabato mangiano tranquillamente. Che cosa? Quello che abbiamo visto la volta scorsa, il banchetto nuziale promesso da Isaia, l'unione dell'umanità con Dio, cioè vivono la pienezza di tutto, anche dei gesti di tipo, potremmo dire, usando un'espressione o rifacendoci a fenomeni che osserviamo riguardo alla religione, che qui assistiamo a un superamento della tentazione, chiamiamola, di un fondamentalismo o di una lettura fondamentalistica, non dico della scrittura, ma un'interpretazione fondamentalistica di una legge, perché vediamo che questi estremismi in ogni religione portano che, con la giustificazione di portare veramente l'uomo a Dio, di fatto lo separano. È questo che avviene qui. Una regola fatta per mettere in comunione l'uomo con Dio, che invece diventa un ostacolo, e vediamo infatti i risultati, gli effetti di non libertà, di oppressione e di non felicità che danno queste assolutizzazioni. Versetto 27, e diceva loro: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Fermiamoci un po' su questo versetto, ecco, dove il primo senso è che il sabato, che rappresenta la legge, ecco, la legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge. Quindi è posto un principio di critica e radicale ogni legge, anche religiosa. Ogni legge vale nella misura in cui aiuta l'uomo a vivere. La legge è data per la vita, non per la morte. La legge non è fatta per punire nessuno, è fatta per aiutare la vita. Quindi è un ridimensionare la legge, cioè ogni legge è in funzione dell'uomo, non l'uomo in funzione della legge. Quindi è un principio di critica radicale a tutte le leggi. Questo è utile davvero, l'uomo non è utile. Qual è il principio della validità della leggenda? Non è lecito o non è lecito. Cioè, il valore della legge non è la legge. E se giova o no alla libertà dell'uomo. Se fa crescere l'uomo nella sua verità. Quindi è il principio della libertà dalla legge. Che è una cosa grossissima, perché uno ritiene il bene e il male sta nell'osservanza o meno della legge, no? Come sicure sta dicendo, no. Il bene e il male sta nell'uomo se cresce nella sua libertà di amare oppure no. La legge deve servire a questo, se non serve è sbagliato. Quindi questo principio dichiara la libertà dalla legge, che non è il libertinismo, allora faccio quel che mi pare piace, ma e dare alla legge quella vera dimensione. La legge è in funzione dell'uomo, non l'uomo in funzione della legge. Quindi tutte le forme di legalismo, anche religioso, sono contrarie a questa legge. È la religione della libertà dei figli. Poi le leggi ci sono, ma perché? Perché servono all'uomo. Cioè c'è la legge di tenere la destra, in Italia è utile, se quindi la sinistra sbatte contro gli altri che vengono, quindi è utile osservarla, ma
Dopo c'è sotto un senso anche più profondo, su questo si può tornare, perché la libertà della legge in fondo ce l'ha chi sa amare. Fino a quando non sappiamo amare siamo schiavi giustamente della legge, perché la legge mi dice così sbagli, quindi mi denuncia l'errore e ha una funzione positiva. Come nell'educazione ha una funzione positiva la legge, da scontrare con la realtà. C'è anche la legge di gravità che non ti puoi buttare dall'ultimo piano, perché se no ti fai male, è importante saperla. Cioè, la legge rappresenta il principio di realtà, quindi è utile nell'educazione. Poi invece quella che è non più la legge come principio di realtà che mi pone i limiti, ma come vivere positivamente i miei limiti nell'amore e nello sviluppo, qui non c'è più legge che tenga. È proprio l'intuito dell'amore, della libertà. Ed è l'uomo adulto. Questo è il primo senso sul quale magari torniamo ancora. Poi c'è il secondo, il sabato rappresenta anche Dio. Allora proviamo a tradurre. Dio è fatto per l'uomo e non l'uomo per Dio. In tutte le religioni si sacrifica l'uomo a Dio. L'uomo è osservante, zelante, nel cristianesimo è Dio invece che fa così con l'uomo, va in mente dell'uomo, si sacrifica per l'uomo, dà la vita per l'uomo. Dio è per l'uomo, è umano. È Dio che serve l'uomo, non è l'uomo che serve Dio. Lui per primo ci ha servito a amare. Quindi rappresenta in fondo la libertà davanti a Dio. Paradossalmente, intendiamoci bene, è meglio uno che bestemmia, è un peccatore dicendo sì, piuttosto che uno che è osservante per paura di Dio. Perché osservante per paura di Dio dice Dio è cattivo, se no mi punisce. L'altro che trasgredisce implicitamente dice probabilmente Dio mi ha fatto per la libertà, quindi mi capirà. È la parabola del fratello maggiore, quindi non sto inventando, l'ho già detta Gesù, dei due fratelli, del minore e del maggiore. Cioè è più vicino alla verità quello che sbaglia, non perché sia giusto l'errore, ma perché ha capito la libertà, quindi di essere figlio, rispetto a quello invece che è schiavo e suddito della legge e non capisce di essere figlio. Non perché sia sbagliato far bene, è giusto far bene. È sbagliato l'atteggiamento invece moralistico, cioè della paura di Dio. E questa fa la differenza, direi, radicale, l'abbiamo detto varie volte, tra cristianesimo e varie religioni. Nelle varie religioni si presenta Dio come punto d'arrivo di una grande ascesi. Se uno osserva bene le leggi e fa il bravo, è un uomo di Dio, è degno di Dio. Il cristianesimo invece rappresenta esattamente un Dio che viene incontro all'uomo, così com'è, non l'uomo incontro a Dio. Di Dio che serve l'uomo, non dell'uomo che serve Dio. Non c'è nessun sacrificio nel cristianesimo, tutte le religioni hanno un sacrificio a Dio. Nel cristianesimo l'unico sacrificio è la messa, che è il sacrificio di Dio all'uomo. Cioè, è lui che dona se stesso. Non è l'uomo che deve amare Dio paradossalmente, è Dio che deve amare l'uomo. E tant'è vero che quando si usa la parola deve nel Nuovo Testamento si intende sempre il dovere che ha Dio di cercare l'uomo fino a dare la vita per lui se è necessario, perché è il dovere del genitore di amare con il suo piacere. E come vedete, allora, con questa semplice affermazione, il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, Gesù capovolge tutta la forma di religiosità comune a tutte le religioni. E pone invece della legge, pone la libertà di chi ha creduto all'amore di Dio. E allora puoi cogliere il grano e camminare. Puoi mangiare di sabato, mangiare di Dio, vivere di Dio e camminare da figlio di Dio.
se no sei sempre schiavo del è lecito e non è lecito. Sei sempre fatto per il sabato e per la gioia, ma non ce l'hai mai, la gioia non è mai per te. Sei sempre fatto per Dio, ma Dio non è per te. Cioè ti escludi sempre. Invece no, è Dio che è per te, non tu per me, è lui per te. Quindi è grandissima questa semplice affermazione. E poi si dice il perché di questo. L'ultimo versetto. E così Signore è il figlio dell'uomo anche del sabato. Ecco, il sabato è il giorno di Dio, è il giorno del Signore, e Gesù qui si proclama Signore del sabato. Ecco, chi è allora Gesù? Quest'uomo, questo figlio dell'uomo. È il Signore del sabato. Siccome il Signore del sabato si è fatto uomo, ha toccato il lebroso, ha perdonato il peccatore, mangia quei peccatori, sta con noi. Siccome questo figlio dell'uomo che è il Signore del sabato sta con noi, allora il sabato è per noi. Allora Dio è per noi. Non possiamo più dubitare. Perché in quest'uomo, che è il Signore del sabato, cioè che è Dio, noi vediamo come Dio ci viene incontro. Ci viene incontro come al lebroso, ci tocca, come al paralitico, ci viene a camminare, come a Levi, ci chiama, come gli altri peccatori con lui mangia insieme e con loro celebra le nozze. Perché c'è questo figlio dell'uomo con noi, allora comprendiamo che Dio è per noi, che il sabato è per noi. Che noi possiamo ormai vivere la pienezza della vita divina, noi peccatori oggi. Per cui viviamo ormai sempre di sabato, cioè sempre di festa. C'è un detto antico attribuito a Gesù che dice bisogna sabbatizzare ogni giorno, cioè far festa ogni giorno, ormai, perché lui è sempre presente. E nel brano parallelo di Luca 6:5 c'è un codice antico, probabilmente di Edovino, che continua il racconto dicendo e Gesù camminando vide un uomo che lavorava in giorno di sabato e gli disse: se sai quello che fai, beato te. Se no sei un semplice maledetto e trasgressore della legge. È molto chiaro. Se sai quello che fai, beato te. Sei libero. Se no sei semplicemente un maledetto trasgressore della legge che lavora anche di testa. Ecco, come vedete il brano è con immagini molto semplici ma molto evocative, questo sabato è la festa e la gioia, questi campi seminati con la gioia del frutto della terra, questo camminare sui campi, mangiare le spighe, e i farisei dietro non è lecito. E allora Gesù dice, sì, certo che non è lecito, anche Davide dice ciò che non è lecito, e fa ciò che non è lecito. Perché c'è qualcos'altro di diverso tra il lecito e l'illecito. C'è che il sabato, Dio e ogni legge è ormai fatta per l'uomo, perché il figlio dell'uomo è qui ed è con voi, e Dio stesso è per voi. Allora il problema non è lecito o non lecito, il problema è che Dio non vivi di questo amore, di questo dono, di questa libertà. E questa è la nuova legge. Vivi di sabato, cioè vivi della festa, della gioia di Dio. Oppure sei ancora lì a vedere è lecito e non è lecito a fare il tuo rischio. C'è ancora schiavo della legge. Oppure vivi la nuova economia della libertà, cioè di uno che sa amare perché è amato. Quindi mangia di sabato. Quindi questo brano è un invito a entrare in modo più pieno nel sabato, nella gioia di Dio, perché? Perché ormai quest'uomo Gesù è il Signore stesso del sabato, quello che sta con noi, che ci perdona, che ci tocca, che ci chiama. Ecco, come vedete Gesù è venuto a presentare un'immagine nuova di Dio. Un'immagine molto umana, che
se volete anche risponde al desiderio più profondo dell'uomo, di vivere di Dio. Però che contraddice tutta la forma di religiosità che si basa sulla distinzione tra uomo e Dio, sulla legge, sulle norme, non invece sulla comunione di vita tra uomo e Dio. Questo brano invece parla della comunione di vita, mangiare il sangue, comunione di vita con Dio, da vivere qui e ora. O per cui non siamo persone che stanno in attesa di un futuro in cui, in cui se facciamo i bravi Dio ci concederà chissà che cosa. No, siamo persone che nel presente vivono nella gioia di Dio che si dona, che ci perdona dove sbagliamo, e nella gioia di poter vivere la libertà dell'amore verso di Lui e verso gli altri, che è questo il senso del pane, cioè della vita, di una vita vivibile. Possiamo magari interrompere qui e rivediamo il brano e poi possiamo mettere in comune. Però c'è davvero tutto, perché è una sintesi dell'antico, della legge usata nella mente, nel sentimento. E questa suggestione della natura, dei campi di grani, di questa umanità di Dio, no? In Gesù. C'è riferimento a ciò che c'è il regalo che allora era segno di tutto questo. E lui dice che non c'è semplicità, adesso l'uomo non è più schiavo, ma è libero. È libero di fare testa con me. Sembra sempre di una semplicità veramente unica. Quando fa noi questo non è chiaro. Questa rivelazione che appunto ormai ogni giorno è sabato, la possibilità di sabbatizzare ogni giornata, pensavo appunto all'inizio di questo anno, che sempre danno la natura alle previsioni, profezie, si cerca di strologare appunto tutti i modi. Questo anno, poi 2000 non parliamo, no? Sono già al lavoro, chissà quanti mali, eccetera. E ora, penso che già detto di San Paolo, Paolo in una lettera, così dice che tutto questo ormai non ha più senso, ma non era tanto un disprezzo o così, o volere demonizzare queste strane cose, ma quanto semplicemente dire, ma sentite, ecco, Gesù veramente ci ha riportato, ci ha rivelato, ci ha dato concretamente il nostro futuro, il nostro avvenire. Il nostro fine lo sappiamo benissimo, lo conosciamo, e ci è stato dato, o ci è stato ricordato, ci è stato rimesso nelle mani questo futuro. Quindi è inutile stare a pensare in base a come si muovono le stelle, cosa sarà di noi, perché lo sappiamo già che cosa sarà di noi. Quindi non è così, perché non bisogna essere superstiziosi, bisogna essere invece scientifici, perché anche lo scienziato dice no, non è vero, ma cosa ti dice il porto? Niente, allora uno torna dai maghi perché almeno gli dicono qualcosa, no? Sul senso della vita, non so, sul senso del futuro. Ecco, quindi penso che sia molto prezioso, ecco, ricordare questo brano del sabato, perché effettivamente Gesù ci ha riportati dentro il nostro fine, dentro il vero orizzonte della nostra vita.
internamente, la vita che ama Sareth, quanto siano assurde, interessante, non la legge per sé e per la vita, come è giusto non uccidere, non uccidi perché hai ucciso. Allora noi... Esatto, c'è la legge per la vita ma non dà la vita. Dice solo che c'è errore, però non perdona la legge. O c'è qualcosa di superiore, oppure la legge non fa altro che verificare il male. Magari però ci sia un normale, non lo so. Però certamente non risolve nessun male, dice che c'è, e magari lo sottolinea raddoppiandolo se è necessario, c'è quella funzione. Provate un po' a vedere che sensazione vi fa di sentire il sabato è per l'uomo, cioè Dio è per l'uomo, cioè Dio è permesso. È interessante.
questa linea di questo Dana a me colpisce una cosa molto semplice e banale. Questi qui insomma mangiano un po' di figli di sabato, cosa minima. Gesù poteva minimizzare, dice, ma che pignoli ci lasciate terra, oppure siamo della scuola di Hitler che è più largo di Shammai, contentiamoci qualche manciata di spighe e la facciamo perdere. Ma invece da un'interpretazione molto profonda, sembra una cosa banale, mangiare delle spighe, diciamo. E invece no, è nelle cose banali della vita che vivi la libertà e l'amore, non nelle cose chissà che. Così questo piccolo gesto di sabato è preso come segno del sabato per l'uomo, che di Dio per l'uomo, della grande libertà. E allora la capacità di caricare di senso profondissimo anche le cose più elementari. Questo piccolo mangiare, così. E la nostra vita non è mai fatta di cose grosse, tutte cose normali, piccole, però è queste cose piccole che vivi la dimensione grande del tuo rapporto con Dio, con gli altri, con la vita, un rapporto di mangiare di sabato o di digiunare, un rapporto legalistico di eretico e non eretico, oppure un rapporto di amore che sa che cos'è la vita e cosa fa crescere la libertà dell'uomo. Questo è tutti i rapporti, dal rapporto di coppia, con i figli, con gli amici, con la chiesa, con la comunità, con tutto. Che uscire proprio dall'angustia del misurare le cose, è gesto anche minimo che però è un mangiare, diciamo, è un vivere la libertà di tutti. Dà un senso di vertigine il recepire la libertà che Dio mi dà a me. Da questo senso è l'amore di Dio, cioè Dio mi ama. E mi viene sempre da chiedere, mentre stasera ci parlavo, ma che cosa pretendo, che cosa voglio, cosa vado cercando ancora. Effettivamente abbiamo già il nostro Dio. E allora tutto il resto è ancora più. Proprio mi veniva in mente, probabilmente è il nostro limite, il mio limite che mi impedisce di vedere che questa verità. Ma un uomo, un Dio che mi ama così tanto di sua iniziativa, senza neanche sapere se io sono poi il peccatore. Mi ama comunque tanto da morire poi in croce, da lasciarsi morire, da lasciarsi uccidere per amore, e se mi lascia libero, c'è anche questo grande amore. Se io penso a come con l'amore si catturano le persone, l'amore è un'arma veramente terribile a volte. Ecco, questo Dio invece quest'arma non la usa, perché accanto all'amore dà la più grande libertà. E la libertà è proprio il suo amore. Mi fermo, cioè è veramente una cosa che dà le vertigini e probabilmente è soltanto la mia piccolezza di uomo, il mio limite, il mio essere uomo che mi impedisce di sapere che io sto vivendo nel regno di Dio, già adesso, già su questa terra, ogni giorno. Se non ci vivo è perché chiudo gli occhi, perché mi distraggo, perché le altre cose che mi sembrano così importanti, che sono la legge, che è il sovrappiù, a volte prendo il posto di questo.
mi sembra che questo brano costituisca un po' un quadro rappresentativo di un bellissimo programma di vita che si è proposto. Mi fa sorprendere questi discepoli che sono con Gesù, che camminano con lui, che è anche un certo movimento per scorrere la nostra vita, anche se non veniamo precisamente, ma chiaramente ascoltano la sua parola, ci alimentano della sua parola, e poi colgono i doni che vengono, che sono intorno a loro, in questi campi, sono la rappresentazione dei mandati. Immagine gioiosa, proprio un giorno di festa, cammina con lui nel suo posto, alimentandosi di parole di io stavo pensando proprio se non è che noi siamo chiamati a vivere la quotidianità anche seriale come qualcosa di molto divino, a vivere ogni cosa come dono e come segno di comunione con lui, per cui ogni realtà ci fa vivere il sabato per la comunione con lui. Voglio dire, l'amore di Dio del prossimo lo viviamo in ogni circostanza, non c'è circostanza che ce lo vede, e questo è già il sano, è già la vita di Dio. Sapete anche, l'avete detto credo, ma i cristiani poi festeggiano la domenica invece del sabato per un motivo semplice, che è la domenica è il giorno del Signore, vuol dire Dio Domini, è il primo giorno della settimana, per cui festeggiamo l'inizio della settimana, perché è tutta festa, per cui lunedì si chiama feria seconda, festa seconda, feria vuol dire festa. È rimasto nelle ferie, il termine di festa è feriale, il termine lavorativo, cioè vuol dire festa prima, festa seconda, festa terza, festa quarta, fino al giorno del Signore. Quindi non celebriamo la festa solo alla fine, chissà quando, già all'inizio. Certo, poi ci sarà la festa finale, più grande, ma già all'inizio viviamo questa presenza. Ed è importante perché sennò l'uomo, come dice, vive solo di tristezza, non di festa. Per questo il Vangelo è il Vangelo, che è la buona notizia. Se qui e ora il tempo è finito, vuol dire compiuto, viviamo qui e ora ciò che ha valore definitivo, che è la gioia, la vita, l'amore, la tutto, tanti difetti, peccati. Abbiamo il dono dello spirito del Signore che ci fa vivere la vita quotidiana con questo spirito. Siamo per la perfetta ora.